Combinato così, lei alla conferenza non ci si può presentare. E pigliasti lezione da quelli dell'antimafia. Qua c'ho i pantaloni, giacchetta, camicia e cravatta. Mi cangio prima di andare a Montelusa. Anzi, fai una cosa, tirali fuori e mettili sopra una seggia, ma sennò pigliano pieghe. Quelle le hanno già pigliate. Ma non dicevo per il vestito, dicevo per la faccia. Lei per forza deve andare dal barbiere. Oggi non andrà bene un cazzo. Senti, vai a prendere Carmela Ingrassia e portala al commissariato. Se mi spia perché, cosa devo rispondere? Tu non rispondi. E se insiste? Se insiste, gli dici che voglio sapere da quanto tempo non si fa un clistere. Ti va bene così? C'è bisogno di arrabbiarsi. Comodo, comodo. Ha sentito del povero cavaliere. La vita. Pensi, signor Ingrassia, gli avevo domandato se poteva tornare a darmi altri particolari su quello che aveva visto la notte del furto. Ci eravamo messi d'accordo per incontrarci, e invece... Ma scusi, ma quali altri particolari poteva contargli il povero cavaliere? Tutto quello che aveva visto l'aveva detto. Lei pensa che non abbia detto tutto quello che ha visto? Ma allora che voleva sapere da lui? Quello che credeva di non avere veduto. Non l'ho capito. Glielo spiego. Lei sicuramente avrà visto quel dipinto di Peter Bruegel che si intitola Giochi di fanciulli. Chi? Io? No. Fa niente. Allora avrà sicuramente visto qualcosa di Hieronymus Bosch. Non si. Non ha importanza, lasciamo perdere. Volevo dire che uno, vedendo una scena, ricorda di quella scena la prima generica impressione che ne ha ricevuto, d'accordo? D'accordo. Poi, picca picca, gli può tornare a mente qualche dettaglio che ha visto, registrato nella memoria, ma messo da parte come cosa che non è importante. Faccio qualche esempio, una finestra aperta o chiusa, una rumorata, che so, un fischio, una canzone, una seggia che era dove non doveva essere, una luce che si assodava. Cose così, dettagli. Particolari che finiscono con l'avere importanza estrema. Commissario, mi ha fatto venire qua solo per dirmi questo? No, l'avrei scomodata a Madula, non me lo sarei permesso. Voglio sapere se lei ha ricevuto notizie da quelle che, secondo lei, le hanno organizzato lo scherzo del finto furto. Nessuno si è fatto vivo. Strano. Perché? Perché il bello di uno scherzo è di goderselo poi con la persona che è stata vittima. Ad ogni modo, se per caso si fanno vivi, me lo faccia sapere. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Chi balli? Chi balli tu? C'è la signora Ingrid. Sì, ma chi balli? Sono Salvo Montalbano. Tu aspetta! Ciao Salvo, come stai? È da tempo che non ci vediamo. Ingrid, scusami, ho bisogno del tuo aiuto. Sei libera stasera? Veramente non lo sarei, ma se è una cosa importante per te mando tutto all'aria. È importante. Allora, dove e a che ora? Ci vediamo in commissariato alle 9. La conferenza stampa si risolvette per Montalbano, come del resto già lui stesso sapeva, in una lunga patita brigogna. Cominciò a parlare il questore e per prima cosa fece il nome dell'arrestato, il numero uno dei numeri due, Gaetano Bennici, inteso Tano Ugreco, poliassassino da anni latitante. Fu letteralmente un botto, i giornalisti che erano tanti e c'erano magari quattro telecamere, s'atarono sulle segge e si misero a parlare tra di loro, tanto che il questore faticò a ottenere il silenzio. Disse che il merito dell'arresto
era del commissario Montalbano, il quale, coadiuvato dai suoi uomini e ne fece i nomi presentandoli, aveva saputo abilmente e coraggiosamente sfruttare un'occasione propizia. Poi parlò de Dominicis, che spiegò il ruolo di Tano Greco in seno all'organizzazione, ruolo, se non di primissimo, certamente di primo piano. Si risedette e Montalbano capì che veniva abbandonato ai cani. Le domande partirono a raffica, peggio di un Kalashnikov. C'era stato conflitto a fuoco, Tano Greco era solo, c'erano stati feriti tra le forze dell'ordine. E che aveva detto Tano Greco quando l'avevano ammanettato? Ah, ma Tano dormiva o era sveglio? Aveva con sé una femmina, un cane? Era vero che si drogava? E quanti omicidi aveva sulle spalle? Come era vestito? Era nudo? Era vero che Tano era un tifoso del Milan, che aveva addosso una foto di Ornella Muti? Voleva spiegare per favore qual era stata l'occasione propizia di cui aveva parlato il questore? Parla il commissario Montalbano? Sono Spingardi, Attilio Spingardi della RAI di Palermo. Stiamo allestendo una tavola rotonda sul tema... No. Ma mi lasci finire? No! Commissario Montalbano, sono Stefania Quattrini di Essere Donna. Vorremmo farle un'intervista telefonica. Può restare in linea? No. È roba di pochi secondi? No! Ho l'onore di parlare proprio con il celebre commissario Montalbano che tiene conferenze stampa. Non rompetemi i coglioni. No, i coglioni, sta tranquillo, non vogliamo romperteli. Ma il culo sì. Chi parla? La tua morte parla. Voglio dire che non te la passare liscia, cornuto d'un tragediatore. A chi credevi di picchiare più fissa con tutto quel teatro che hai fatto col tuo amico Tano? E per questo pagherai, per aver cercato di picchiarne po' colo. Pronto? Pronto? Chi cazzo è? Sono il questore. Buongiorno, si accomodi. Non abbiamo tempo, si mette in ordine e mi raggiunga in macchina. Perché l'hanno fatto? Chi ha deciso di decidere? Il capo dell'antimafia negherebbe. E così anche un ministro dell'interno, il presidente del consiglio, il capo dello Stato. Restano nell'ordine il Papa, Gesù, Maronna o Padre Eterno. Griderebbero allo scandalo. Come si può pensare che siano stati loro a dare l'ordine? Non resta che il maligno, quello che si è fatto la fama ad essere la causa di ogni male. Ecco chi è il colpevole, il diavolo. Insomma, in poche parole, hanno stabilito di trasferirlo in un altro carcere. Tano. Perché? Non lo sapremo mai, questo è certo. E mentre noi stavamo a fare la conferenza stampa, quelli lo mettevano dentro una macchina qualsiasi con due agenti in borghese di scorta. Dio, quanto sono furbi quando dalle parti di Trabia, da un viottolo, è arrivata la classica potente motocicletta con due sopra, assolutamente anonimi per via del casco. Morti due agenti, lui sta agonizzando in ospedale e questo è quanto. Ma come hanno fatto a sapere che... Ma che domanda mi fa Montalbano? Una talpa, no? È questo che mi manda in bestia. Ma noi che c'entriamo? Le vuole parlare. Ha capito che sta morendo. Le vuole dire una cosa. Vorrà vuotare il sacco. Speriamo bene. L'accompagno per evitarli ritardi, contrattempi. Quelli nella loro sublime intelligenza sono magari capaci di impedire il colloquio. Entri solo lei, io l'aspetto fuori. Tano. Tano. Sono il commissario Montalbano. Mi voleva parlare? E hanno ittato lo stesso fuori dalla sciata. S'avvicinasse. Ancora. Crasticeggio, taliasse o crasticeggio. Va bene, Tano, lo farò. Mi scanto. Che ha detto? Mi scanto. Non t'affrontare, non ti vergognare a dirlo. Magari per questo tu sei un uomo. Tutti ci scanteremo a questo passo. Addio, Tano. Ha parlato, vero? Sì. Una cosa importante. A mio parere sì. E perché ha scelto proprio lei? Voleva farmi un regalo personale.
per la lealtà che ho dimostrato verso di lui in tutta la faccenda. L'ascolto. Risolva tutto lei, con i suoi uomini. È meglio che nessuno sappia niente. Non lo devono sapere nemmeno in questura, l'ha appena visto. Le talpe possono trovarsi dovunque. A questo siamo ridotti. Sì? Grazie. Era De Dominicis. Gentilmente mi informava che Tano è morto, praticamente mentre noi uscivamo dall'ospedale. Bisognerà che stiano attenti. A che? A non farsi rubare il cadavere. Ma gli altri dove sono? Sono appresso a quattro picciotti su due motociclette che fanno una gara di velocità. Vabbè, lasciamo stare. Senti, Fazio, dovresti passare in serata dalla ditta Vinti. A mio nome prega il ragioniere di prestarci una decina tra pale, picuna, zappuna, vanghe. Domani mattina alle 6 ci troviamo tutti qua. In ufficio resti nel dottor Augello e Catarella. Voglio due macchine. Anzi, una, perché dalla ditta Vinti ti fai dare magari una jeep. Scusasse, commissario, ma perché ci servono pale e zappuna? Perché cambiamo mestiere. Da domani ci dedichiamo all'agricoltura, alla sana vita dei campi. Ti va bene? Con lei, commissario, da qualche giorno non si può ragionare. Si può sapere che le pigliò. È diventato grevio e intepatico.